Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi, come forse avrete letto dal titolo, parliamo di 10 cose che io non sopporto negli young adult, ovvero 10 dinamiche in ordine casuale, non è una classifica, è solo un grande elenco, che io veramente non riesco più a leggere dentro gli young adult e che tendenzialmente mi fanno abbassare drasticamente il voto di un libro, pur essendo magari piacevole, se le vedo proprio. Se poi c'è una somma di alcuni di questi tropes, automaticamente il libro è difficile che mi piaccia, perché un po' sono davvero stati molto frequenti in passato, un po' perché sono tuttora purtroppo molto frequenti e diciamo sono cose che io non sopporto oppure non mi piace come vengono sviluppate, non hanno senso di esistere, quindi bando alle ciance, direi che iniziamo ad elencarli così capite bene tutto quello che vi volevo dire. La prima è forse quella che vi ripeto sempre in tutti i video, che automaticamente quando spunta per me è un grosso no, è l'insta love, ma non solo, anche la dinamica del triangolo, perché queste due cose che mettiamo insieme, nel senso che tanto comunque coinvolgono sempre le relazioni, sono talmente abusate. Vabbè, l'insta love è il male assoluto, nel senso che ci ho fatto un intero video sul perché delle relazioni negli young adult e le problematiche dell'insta love e ve lo linko giù nell'info box. Però, allora, vabbè, l'insta love non deve esistere, basta, ha dato fastidio a chiunque, non ha motivo. Il triangolo, ovviamente, è una di quelle dinamiche che comunque difficilmente è sviluppato bene, difficilmente è un vero e proprio triangolo di quelli dove fino alla fine c'è una lotta vera, perché tutti sappiamo già a un certo punto dove siamo sclerati, dove siamo schierati e da che parte finirà la protagonista. Quindi basta, perché tanto non sapete scriverli, quindi non li mettete, è meglio. L'altra cosa che ovviamente io noto molto perché è una cosa che mi dà probabilmente molto fastidio a livello personale, è quando c'è una donna forte, quindi qualcuno che viene comunque riconosciuto come un personaggio forte, eccetera, che però viene definita dalle proprie relazioni, ovvero non si indaga il perché sia così, qual è la sua evoluzione personale all'interno del libro, ma praticamente tutto viene poi spostato sull'instaurarsi delle relazioni, come agiscono come coppia, come agiscono solo e unicamente determinati da una relazione, e questo succedeva, vabbè, spesso in Sarah J. Maas, ma non solo, succede proprio in tantissimi casi e io faccio veramente molta fatica a leggerlo. Non è solo il presentare una donna forte che rende automaticamente un libro bello, devi comunque sapere quello che stai facendo come autore. Io parlo a te, autore generico dell'internet, non lo so, comunque insomma. Penso sia abbastanza chiaro, se in caso poi ne discutiamo giù. L'altra cosa che sto vedendo spesso in diverse serie, sempre legata a una protagonista che magari è molto, molto badass, molto forte, tendenzialmente molto spietata, è quando viene presentata come infallibile, spietata, così, ma tormentata e quindi un po' in conflitto con se stessa e che automaticamente diventa fallimentare. Cioè, queste protagoniste presentate come infallibili, come grandissime killer a cui tutti si rivolgono e poi puntualmente insorgono talmente tanti dubbi che la rendono fallimentare. È un po' la classica dinamica del te lo racconto, ma poi non trova uno svolgimento effettivo all'interno del libro. E diciamo che la parte umana del personaggio femminile io l'apprezzo molto. In realtà devo dire, nonostante io abbia delle affinità con personaggi tipo l'Hada, Dracul, che proprio non ha nulla di umano, però devo dire che comprendo quando un personaggio che comunque viene presentato anche come forte, poi automaticamente ha delle conflittualità all'interno di se stesse perché è normale, però la cosa che io non comprendo è proprio il presentarle come la più forte, il più infallibile, la più grandiosa, la più,
E poi effettivamente vive dei dubbi all'interno di sé molto banali, forse, anche sul suo ruolo. E poi tutto questo raccontarsi come forte, infallibile, eccetera, eccetera, fallisce miseramente. Questo mi infastidisce molto. Di nuovo siamo a Sarah J. Maas, ma l'ho letto in Zenith, l'ho letto in Red Queen, ad esempio, a un certo punto, l'ho letto in tanti altri libri e qui... No, basta. Un altro stereotipo che si trova troppo spesso all'interno degli young adult, che io non lo so, sembra proprio togliermi gli insulti dalla gola, è l'amicizia femminile molto stereotipata e anche le dinamiche femminili molto stereotipate. Sicuramente in giovane età è facile ritrovare dei conflitti, delle piccole vendette personali, delle dinamiche un po', respingenti tra gruppi di persone femminili, però è vero anche che nascono forse le amicizie più forti che anche crescendo ci accompagnano e quindi il vedere continuamente solo queste dinamiche molto conflittuali, questi piccoli litigi, gelosie così... Basta, possiamo dirlo, basta, me lo concedete, basta in questo caso. Poi vabbè, qua entriamo proprio nel dove sei nel 2018, tu autore generico dell'internet, perché scrivi ancora libri se non ti sei guardato attorno, è quello che io definisco il whitewashed, ovvero quando un cast di personaggi è completamente bianco, eterosessuale, cisgender, ma non solo, di solito sono comunque bellissimi, buonissimi, bravissimi, hanno tutte le qualità e magari un piccolo difettuccio che però alla fine diventa quasi qualcosa da tenere in considerazione come qualcosa di carino. Cioè, nel 2018 siamo in una società che proprio a meno che non andiate, che ne so, in provincia, in una campagna cinese o in una campagna giapponese, perché penso all'Asia, o in zone rurali del Sud America, dove effettivamente le etnie non saranno così variegate. Però allo stesso tempo è difficile che anche in questi casi non esista l'omosessualità, non esista la transessualità, eccetera, eccetera. È possibile ancora oggi scrivere, soprattutto nelle storie per ragazzi, di un cast completamente bianco, eterosessuale, cisgender? Cioè è proprio strano. Mi sembra quasi come proprio salire sull'autobus e non guardarsi neanche attorno. Anche se sono storie di fantasie, però dei contatti con la realtà ce li hanno e devono comunque anche rispecchiare un po' il pubblico che li legge. Quindi, nel frattempo, io mi sto scorticando un braccio, ma va bene. Poi, oddio, questo elenco mi porterà all'esaurimento alla fine. L'altro punto che proprio io non concepisco. E un po' secondo me è un modo per imbonirsi il lettore che in qualche modo ha iniziato ad avere delle preferenze verso un determinato personaggio, è quando i personaggi si redimono, ovvero quando passano dal buono al cattivo, no, quello no, forse dal cattivo, quando passano dal lato oscuro, quindi dal lato cattivo al lato buono, come se in fondo tutti incontrando altri personaggi che di solito è la protagonista che li porta di là, li considerano sempre, non lo so, so che è possibile perché nella vita tutti sbagliamo e poi ci possiamo pentire e estinguere i nostri peccati, non so neanche come si dica, io sono totalmente contraria a questa cosa, però ci sta a sbagliare, ci sta anche imparare dai propri errori e poi ripiegare su una strada magari migliore. Però è una cosa che viene sempre presentata in maniera... Poi arriviamo alle dinamiche proprio irrealistiche. Nella maggioranza degli young adult, ovviamente essendoci come protagonisti dei ragazzi, c'è sempre questa sorta di gruppo di ragazzi contro la grande corporation, la grande istituzione, lo Stato, il governo, le forze militari. Poi magari sono in 3-4 contro ovviamente un branco infinito di imbecilli. Io spero nella rivoluzione in generale, è una cosa che proprio mi ha sempre mosso nella vita, io credo molto nella rivoluzione, eccetera, eccetera, però parliamo di realismo. Com'è possibile che dei gruppi molto limitati di ragazzi effettivamente possano affrontare delle forze governative preparate, militarizzate, organizzate, eccetera, eccetera?
non lo so, anche per dirti un Hunger Games dove c'è Katniss che guida la rivolta praticamente, però ha dietro di sé un po' qualcuno che la aiuta e la... c'è già un'organizzazione che sta cercando di spodestare il potere, diciamo la forma di potere che attualmente governa il mondo, e lei diventa un po' il portavoce, effettivamente la facciata della rivoluzione, e lì già una dinamica che ha delle giustificazioni, ma in tanti altri casi in più una cosa che mi chiedo sempre all'interno dei libri dove effettivamente ci sono dei ragazzi protagonisti è dove sono i genitori, cioè parliamone, perché nella maggioranza dei casi i genitori sono inesistenti, sono totalmente inetti, li hanno abbandonati, non sanno fare il loro lavoro di genitore. Cioè, devo dire che in pochi casi i genitori sono stati rappresentati in una maniera abbastanza efficace. Al primo caso chiaramente Harry Potter con i Weasley, poi ci sono anche altri casi come in Simons vs. The Homo Sapiens Agenda, dove effettivamente i genitori c'entrano nella storia e hanno un loro ruolo all'interno della storia. Però pensateci, in quanti casi ci troviamo magari adolescenti che affrontano l'universo e i genitori, anche in Six of Crows, cioè una figura genitoriale, in altri, vabbè, gli altri sono ovviamente spiegati perché non ci sono, però c'è una figura genitoriale che ha un suo ruolo e ha un suo perché, però nella maggior parte è veramente questo, vabbè, perché è sempre il solito vecchio discorso del find the logic o del realismo generale della storia e il fatto che debba comunque essere un po' verosimile, e invece in questo caso non lo è l'infallibilità del piano. Di solito quando leggete un po' dei fantasy che hanno degli elementi avventurosi, vi renderete conto che, guarda caso, il piano ha tante pecche, nel senso che il piano è fallibile, ma guarda caso difficilmente ci sono degli eventi gravi che impediscono la sua realizzazione. Guarda caso arrivano proprio all'ultimo minuto, ma arrivano in tempo, cioè mai che arrivano il minuto dopo, quando si chiudono già le porte o quando non riescono a sconfiggere il nemico, ma vengono, magari qualcuno di loro viene ferito in maniera grave e non riescono a procedere. Cioè c'è sempre comunque quell'atto fortuito e improvviso che comunque ce la fanno sempre. Cioè che poi è vero, noi teniamo per loro, però cioè quel lasso di tempo, proprio quel secondo, arrivi proprio all'ultimo ma ci arrivi, cioè arrivano sempre. Io vorrei vedere un po' più di fallibilità, ecco, forse quello, vorrei vedere che c'è qualcosa che va storto, ma molto storto. Poi ultimissimo punto, perché siamo già arrivati a 10, questo vorrei che fosse un video breve, ci sto provando ragazzi, ve lo giuro che ci sto provando a fare dei video brevi, la mancanza di comunicazione. Cioè le dinamiche all'interno del libro, già un po' ve lo accennavo nelle relazioni, nel video sulle relazioni, ma non è solo lì, è la mancanza proprio di un instaurarsi di conversazioni che abbiano un senso, quindi che portino allo sviluppo dei personaggi, allo sviluppo di una relazione, perché quel non detto o addirittura quel detto male, che è una cosa che invece avviene molto più spesso, perché scrivere i dialoghi è difficilissimo, e anche se qualcuno pensa che dialogando ci siano motivi per portare avanti qualcosa, a volte sono veramente fallimentari e non fanno progredire i protagonisti, non fanno progredire le relazioni tra i personaggi, che è proprio quello il motivo per cui fondamentalmente i dialoghi esistono, e poi alla fine cose succedono, praticamente sì, sono innamorati, praticamente sono diventati molto amici, ma perché non ci sono i presupposti perché questo sia avvenuto? Non c'è stato il tempo materiale perché questo sia avvenuto? Non hanno parlato abbastanza, o hanno parlato nel sonno, o hanno parlato quando noi non c'eravamo, ma allora fondamentalmente perché stiamo leggendo questo libro? Va bene ragazzi, questi sono, diciamo, dei canoni abbastanza classici e ricorrenti negli young adult che io non riesco veramente più a vedere né a leggere, perché automaticamente mi fanno bollare il libro come sei fuori da Book Factor, e
Fatemi sapere invece quali sono quelle dinamiche che voi, ad esempio, non potete proprio più leggere perché non ne potete più, perché non mal sopportate e perché c'è qualcosa che non vi torna. Detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, se volete supportarmi, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social, commentate, likeate, eccetera, e utilizzate il link di Amazon che vi linko giù per i vostri acquisti su quella piattaforma. Concludiamo il video velocemente, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto un po' compagnia. Per tutto il resto, direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!